Intanto grazie per la disponibilità e avrei tre domande da farle, visto che con il Dipartimento stiamo monitorando come le persone con varie disabilità stanno vivendo questa emergenza. Allora, in primo luogo, appunto, vorremmo capire come le persone con disabilità uditiva stanno vivendo questa particolare emergenza. La seconda domanda è come l'ENS riesce a supportare le persone sorde in emergenza e infine quali bisogni percepite dai territori, grazie anche alle vostre sedi territoriali. Se poi ci fossero altri aspetti che il Presidente vuole evidenziare o sottolineare, ne possiamo approfondire. Sì, innanzitutto volevo ringraziarla perché ci ha dato questa possibilità di dare informazione alle persone sorde. Da quando è successo appunto questa epidemia del coronavirus, non ci sono i servizi di informazione per noi persone sorde e abbiamo difficoltà a reperire informazione sia per i bambini che per i ragazzi, per gli adolescenti, gli adulti, le persone anziane, perché gli anziani hanno difficoltà nel comprare l'autocertificazione, come stamparla, a differenza magari dei più giovani, non hanno possibilità di telefonare. Hanno problemi diversi e quindi nessuno capisce quali sono le difficoltà delle persone sorde. Anche a livello di informazione nei media ci sono delle difficoltà. Siamo noi a richiedere che finalmente un piccolo passo è stato fatto a livello nazionale. Poi anche adesso stiamo cercando a livello territoriale, però fino ad oggi ancora siamo preoccupati. Come chiamare il soccorso? Perché per esempio il 112, l'emergenza per noi sordi non è attiva, non riusciamo ad essere alla pari degli altri. Fortunatamente, grazie all'interprete che abbiamo su Facebook, tanti interpreti hanno dato la disponibilità volontariamente di avere i loro contatti a livello territoriale per le difficoltà sul territorio. Però abbiamo difficoltà con i medici base, nelle farmacie ci sono problemi perché noi con le mascherine non riusciamo a capire e a recepire le informazioni che ci vengono date, quello di cui abbiamo bisogno. Quindi alcuni datori di lavoro, anche nel mondo del lavoro, anche alcuni datori di lavoro hanno difficoltà. C'è la legge 104 che prevede, è stata approvata adesso con una circolare con il decreto Cura Italia, la circolare dell'INPS. Alcuni tecnicamente hanno difficoltà perché la persona sorda che lavora può richiedere per sé la legge 104, ma chi non gliela rifiuta ha difficoltà perché all'interno del lavoro con le mascherine per le persone sorde non riescono a sentire la voce, pertanto non vedendo il labiale hanno una doppia difficoltà. Nel contempo, per il periodo delle ore che lavorano, devono stare più attenti con gli occhi. Abbiamo chiesto al Ministero se con nuovi decreti potranno avere più attenzione alle persone. Ci sono tanti, quindi richiedendo di rimanere a casa perché subiscono un rischio. Ci sono tante persone che stanno a casa e hanno paura di uscire perché se magari la polizia li ferma non sanno come rapportarsi con loro perché appunto con le mascherine non si riescono a far comprendere e non comprendono. Quindi sono più a rischio di contagio anche per esempio nelle farmacie perché adesso è possibile telefonare sui medici o su WhatsApp e chiedere delle ricette che poi gli vengono mandate per email. Qualcuno che non sa utilizzare gli smartphone ha difficoltà, magari riesce a reperire la ricetta dal medico, però poi va in farmacia, non può perché non può telefonare, fa la fila in farmacia, entra con la mascherina, non riesce a farsi capire. Dopo che gli dà la ricetta o il farmaco che deve acquistare,
semmai in quella farmacia non ce l'hanno e si deve recare in un'altra farmacia a far rifare la fila, quindi è a rischio più di contagio rispetto ad altre persone che hanno questa facilità nell'accedere a tutti i bisogni che sono necessari in questo momento. Grazie al presidente Conte, a cui abbiamo scritto una lettera proprio personale, gli ho spiegato qual è la situazione e da quel momento in poi ha iniziato ad avere anche lui l'interprete nel momento che fa le sue conferenze. Questo è il problema, il coronavirus. Per noi persone normodotate che riusciamo a reperire le informazioni, anche noi che siamo cittadini abbiamo necessità di reperire come funziona, come si viene contagiato, come si contagia, cioè tutte queste informazioni, tutti questi servizi, noi ne abbiamo necessità per avere una sicurezza per noi e per gli altri cittadini, quindi anche per noi facciamo parte sui Facebook, social, noi continuiamo a fare dei video dalla mattina alla sera e qualsiasi cosa proprio contattano proprio me personalmente. Quindi grazie agli uffici della mia sede centrale, ai dipendenti sul territorio a livello regionale, provinciale stiamo lavorando a distanza, appunto con queste teleconferenze ci aiutiamo a vicenda, ma la protezione civile deve comunque gli anziani, deve aiutare gli anziani. Quindi noi la protezione civile, come avete ben visto, c'è l'interprete, che l'interprete è fornito dall'ENS, e quindi siamo stati noi a chiedere, perché anche noi abbiamo necessità di diffondere queste informazioni. Quindi piano piano stanno diffondendo con piccoli passi, dopo di la protezione civile il presidente Conte, adesso iniziano la RAI a fare qualche servizio in più, adesso il Ministero della Sanità ci ha chiesto la collaborazione per il servizio di interpretariato, quindi questi servizi stanno man mano aumentando perché la preoccupazione è per tutti. Ci sono ancora oggi persone sorde che vengono contestate e devono andare a lavorare, gli devo far scrivere delle lettere come rappresentante legale richiedendo, perché la difficoltà appunto delle persone sorde è proprio questa mascherina e loro non riescono a comunicare. E immagini tutta la giornata a stare con una mascherina cercando di capire soltanto con gli occhi, è uno stress a cui la persona sorda si sottopone doppiamente. Quindi io, grazie a me o mia figlia che è una ragazza udente o la mia interprete, cerco di mettere in rete tutte le possibilità che ho come associazione, però io penso e rifletto che lo Stato dovrebbe farsi carico delle persone anziane che non hanno i cellulari, quindi pensiamoci noi che riusciamo a contattare gli adulti e i ragazzi, sì, ma i bambini a casa, i cartoni animati che non riescono a passare il tempo, quindi tante situazioni che dobbiamo andare a vedere uno per uno, e lo Stato dovrebbe farsi carico di fare queste attività, perché noi appunto siamo alla base di tutto, come ho sempre lottato richiedendo il riconoscimento della lingua dei segni. Ancora oggi siamo in questa situazione, come vedete, con questa emergenza, se già fosse stato approvato il riconoscimento della lingua dei segni come in Francia, come in Spagna, ancora oggi qui in Italia ci troviamo indietro per questo mancato riconoscimento. Va bene, volevo chiedere, lei parlava dell'inaccessibilità del contatto del 112 e dei numeri verdi, però il ministero ha attivato anche questa mail dedicata alle persone sorde. Le persone sorde la utilizzano? No, ci sono persone
fortunate che sono in grado di leggere e poter scrivere lingua italiana, e ci sono persone meno fortunate che non riescono ad avere appunto una comprensione del testo e una scrittura del testo in lingua italiana. Quindi ci sono due servizi diversi, perché purtroppo la realtà in Italia, i sordi, è questa: i sordi, bisogna vedere le tipologie di sordità e bisogna vedere i bisogni di ognuno. Quindi io devo chiedere le necessità di tutti. Invece hanno istituito queste mail, e come per esempio è successo proprio ieri, c'è una persona sorda che è stata ricoverata, che ha appunto è positivo al tampone, è ricoverata in ospedale, gli hanno messo appunto gli hanno messo la maschera, la tuta, nessuno riusciva a dare informazioni, la figlia ha cercato di chiedere informazioni per sapere dove fosse il padre era ricoverato in ospedale, quindi non lo sapeva, quindi la figlia non poteva contattare nessuno, grazie all'ENS territoriale è riuscita a contattare il padre e ha fatto una videochiamata a distanza, perché la figlia è sorda, allo stesso modo tutta la famiglia di sordi, quindi intervenire persone sorde, un intervento veramente consistente è opportuno, perché altrimenti non riescono ad avere tranquillità. Già da tempo noi chiediamo al Ministero dell'Interno appunto di accedere a questa emergenza adeguata anche per le persone sorde, non capiscono la situazione uditiva. Non vedono qual è il problema, pensano che il problema è forse solo l'udito, ma non è soltanto quello, devono capire quali sono le nostre difficoltà e accogliere le necessità di noi persone sorde. Quindi solo le mail non è necessaria, e più oppure un numero telefonico per i messaggi. Per fortuna noi abbiamo il Comunica ENS, che è un progetto fatto da noi, dall'Ente Nazionale Sordi, ma in realtà bisogna appunto, solo con la chat non è adeguato, è necessario anche con le videochiamate, perché chi appunto non riesce a scrivere con la chat può comunicare in lingua dei segni.